3 biscotti e non di più. Assistiamo l'infusione e un'altra dura giornata da supereroi. Prima prova del secondo giorno è superata. Mi tocca arrivare all'ora di pranzo. È l'ora del minestrone. Me l'hai scaldato? Chi sa mangiare rughetta? Io, il minestrone per me. Ma è una gioia! Un altro giorno col minestrone. Vabbè, per arrivare all'ora di pranzo, io voglio raccontare, ma sì che ho fatto. Per ammazzare un po' di tempo, perché sennò veramente rischiavo di mangiarmi qualcosa. Sono andato fuori, ho tagliato 4 bancali e ho costruito sto mobiletto. Eccolo qua. Per impegnare stamattina. Così la mia dolce metà c'ha un mobiletto per appoggiare i suoi oggetti da cucina e io ho impegnato qualche ora e adesso mi sono meritato il minestrone. Tu la rughetta è per te ovviamente, no? Io work in progress, aspettiamo. Non lo so, non me lo trisco. No. Ah no, è vero, ma tocca vedere questi 4 giorni che effetto faranno al peso, ma se no dopo riuscirò a levare qualche chiletto. Certamente sta mangiando. Dai, non mangi niente. Oh, se mi dovesse venire voglia oggi il secondo piatto in minestrone, però me lo faccio, Ma neanche un frutto, no? No, ma no, ho detto neanche un frutto. No, il minestrone ti sei pesato prima però. Certo. Minestrone. E basta, minestrone, tè e 3 biscotti. Ieri e oggi, minestrone, tè e 3 biscotti. Ieri mi sono concesso un caffè a pomeriggio. No, pranzo. A pranzo e uno vanno su da trovare amico mio ieri. Vabbè, dai, mo un caffè mica è. L'ho presa la sera, ce possa, no? Mangi qua dentro, io? Io comincio perché dai, fa un buon appetito, Fa del minestrone però, ammazza però ti sei comprato il pane buono te. No, guarda poi... che prosciutto! Questa è cattiveria. Noi ci si ricordiamo la carbonara che abbiamo fatto l'altra settimana? L'avevo fatto io, dici. Quella che ha fatto te. Non c'ho niente a che vedere però. Il minestrone? Sì. Ah, che dici te? Ma pure qua la rughetta. Secondo giorno. Primo pranzo, ma tocca arrivare stasera a cena alle 8, che cazzo succede? Diventa sempre più difficile perché ovviamente più passa il tempo e più c'è voglia di mangiare qualche cosa e più c'hai pure fame, sempre di più. Mi stavano a mangiare la ricotta, mi stavo a cominciare a far cura pure la rughetta che io. Vabbè va, vediamo se riusciamo a arrivare stasera. Che buono il minestrone pure stasera, ma è una gioia. E via non so quale mangiare. E c'ha ragione, mo perché ho fatto sta scommessa, ma però sì, insomma. Ma il minestrone va mangiato, fa bene alla salute. Però l'abbiamo rifatto fresco perché era finito, Quello di ieri, fatto ieri, ma l'abbiamo rifatto callo. Oggi a pranzo ce l'avevo, stasera l'abbiamo rifatto. Perché ci aspettano ancora altri 2 giorni. Ma gliela farò, non mi arriva. Oggi ci ho avuto un chiaro... Come si dice, un calo di temperatura, ero arrivato a 35 gradi. Dico, forse c'ha la febbre, no, stavo meno da febbre. Come si dice, no, c'è meno da febbre? Boh, vabbè, probabilmente la debolezza, ma che cazzo ne so. Perché comincia a essere un po' debole, Debole represso, guarda questa si mangia il prosciutto. Fa vedere a papà il prosciutto. Ti mangio
Ma fai vedere quello dei tranzi. Il prosciutto, papà. Guarda che prosciutto. Guarda che prosciutto. Mamma mia. E io invece, stasera, che mi mangio? Fantastico minestrone! Vabbè, ma almeno cambiamo qualità, almeno mi cambiano il sapore dei fagioli. Abbiamo preso due buste alla stessa qualità. Apposta adesso di, almeno puoi cambiare quello. Vabbè, forza e coraggio, ragazzi. Fammene un piattone perché stasera c'ho fame. Me voglio proprio sfonnare proprio. Un non nulla di olio extravergine del zio Luciano. Dicevo, io capisco che il minestrone sa dare allucinazioni, però. Cioè, può essere che mangi. Quella pancetta. Va bene, mangi leggero, però solo un minestrone è troppo poco. Vabbè, però è una sfida. Capito? Dei quattro giorni, io. Al terzo giorno muore. Ma guarda che stavo per morire pure oggi. 35, eh. C'avevo 35 gradi di temperatura, ma se stavo abbassata come stavo per spegne. Mi sei sempre a mangiare. Vabbè, però è troppo poco. Piatto di minestrone. No, lui dovrebbe mangiare, ma sa riprendere. Lui dovrebbe mangiare poco e spesso. Ma va bene pure il minestrone, dici no. Ma è una sfida di quattro. Lui deve mangiare spesso per l'intervento che ha fatto. E mangio spesso. Non mangi spesso, mangi la mattina, appena il successo va bagliato. Però, ma è una sfida. Vediamo quanto perde, ma magari manco perdi preso. Vogliamo che a fine dei quattro giorni diventi vedova oppure no? Ah, no. E vabbè, ma... Gioca. Può succedere che uno vivrà la mia vedovanza, porterà... Anzi, guarda, tocca il ferro. Ho fame. Già. Io stasera sto a mangiare, volentieri, però sì. Già mi sta a farci le cucine. Mai. Io mi devo alimentare per tanti più giorni. Bella zì, è ora della prima colazione. 9:30 quasi. No, 9:35 abbiamo visto. Non mi reggo in piedi, oggi è il terzo giorno e comincia la debolezza. Tu invece stai a fare a massaia? Sono rotta il divano. Vabbè, io vado alla mia dolce e bella colazione. Ieri ho costruito un mobile per passare tempo, oggi non lo so che famo. Per te metto qualcosa di solito in bocca quando ci metto il biscotto unto. Mi sto commuove col biscotto. No, non piango. Siamo tornati all'ora di pranzo. Che magnificenza! Che per me che ci sarà di buono da mangiare oggi, amore cara? Che bel risottino! No, tu ce l'hai qua. Questo è la dura realtà. Sempre minestrone! 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 Mi è da vomità? No, infatti. Mi è proprio da vomità. Oggi mi è proprio da vomità. Vabbè, però ormai la scommessa è stata fatta, toccava portarla innanzi. Se no che cazzo fai? Fino a domani sera a mezzanotte minestrone. A mezzanotte uno carbonara! No! Prima pesate, se no. C'ha ragione. Perciò il 31 a mattina mi devo pesare. Vedemo questi quattro giorni di duro sacrificio se sto valsi la pena qualcosa oppure no. Comunque, per chi se lo dovesse domandare, oggi il terzo giorno del minestrone ancora non ho cagato. Che ne so, uno diciamo Valenza sta mangiando solo minestrone, tutto liquido, sai come spruzza? No, qua si spruzza niente, c'è un tappo proprio, avrà fatto il tappo, il panettone. La gente si domanda se lui va al bagno. Sì, no, e allora avrà fatto il panettone, ha fatto il tappo e... Oh. Aspetta, un po' di brodo ma ce lo metti così, succhia un po'? No, meglio di no. Vabbè. Sì, ciao, devi vedere il risotto. Fammelo assaggiare. No, neanche il cucchiaio, no, perché è sporco di riso. Perfetto, stiamo proprio messi proprio... Così impari a fare splendido.
Prendito splendente! Io sono duro, mangiatelo il minestrone, mangiatelo! Vero, giusto? Ma fai te la carbonara, però il 31! La carbonara mia non si batte! Carbonara di Viola! Buon appetito, Viola! Buon appetito, mamma! Buon appetito, Simone! Buon appetito, papà! Bastardi! Infami! Che buono! No, ma la tortura più grossa è proprio questa! Ave tutti che te mangiano attorno e tu, capito? Lo fanno, lo fanno! Vanno. Mi sono preso la libertà di invitarvi affinché ascoltiate con i vostri orecchi. Io ne posso dire pure un altro po'. Non è che c'ho voglia, mi fa schifo qua. Basta, dopo del nausea. Ancora. Già sono nauseato. Qua c'è ancora un altro giorno, più la cena. Pranzo e cena del mare. Che cazzo mi ha fatto qua? Vedete? Che bello, è schifo. Ha detto no, così approfitto. Approfitto, mi pulisco, dimagrisco qualche chilo, me ci vuole. Ma queste cose belle, come si dice, si spunti qua e prendi quando sei super pieno. Cioè, sti quattro giorni di Natale mi ho fatto schifo proprio. Tra dolci, fritti. Guarda la lì. Questa è fatta lunga. Tanto mentre le donne fanno le loro cose, io faccio il caffè schiavizzato, perché oltre che non mangio, devo pure fare il caffè. Questi qua ti piacciono così. Lo fanno, lo fanno. A me una cosa che crescono un po' mi fa così. Ah, così. Loro parlano di donne, capito? Cose di donne. Guarda che questa in realtà è la forma dell'unghia classica, della tua unghia. Ah. Devi solo limarla per aggiustare. Aspetta, apri così. Ah, pure i cannoli. Apri così il nylon. Vabbè, ma lasciatemene uno però, no. Emana profumo. Metti davanti al naso, mentre tu prima d'apri la pellicola. Capito? Proprio glielo svampi. Mi fa ingrassare però. Senti qua se puzzano. Pacci vostra, ragazzi. Puttacci, questi infami. Queste sono le tentazioni. Mamma mia. Un vero uomo si riconosce da questo. E chi ha detto che io sono un vero uomo? Guarda, pure i cannoli. Ma non è che te... Ma non è che mangi di notte e noi non lo sapevamo, no? Zitto. Hai i capelli. Wow. E io poi faccio a lei. Mazza, che fortuna, Marta. Guardando, c'è sto privilegio. Ti invitano tutti, oh. Penso Marcantonio qua tutto, oh, ficca, no, ficca, questo, ficca, questo ficca, significa ficca. Cosa sono portato tutto l'anno dopo. Che mossa fa meglio, se no meravigliosamente siamo arrivati all'ora di cena. Simone, ma... è pronto? Ma questa cosa però è proprio povera. È proprio povera sta cosa, ma capito, ancora, mamma mia. Vabbè, no, fisicamente, cioè, come ti io senti? Sono rovesciato, io bene, ho mangiato. Se non voglio sapere manco che, perché sono tornata a casa che lei già ha mangiato la rughetta con i bocconcini di pollo. Vabbè, non è che mi invita tanto però, cioè, meglio del minestrone sicuramente, Vabbè, terzo giorno, terza prova, no, oggi è terzo, oh, però il terzo giorno è finito oggi, Oggi è il terzo. No, oggi è il terzo, domani è il quarto, domani ho finito, Domani è sabato, domani è 30. Ah, sì, certo. Mi sto. Dai, allora, vabbè, perciò. Ciao, diciamo, ce la dovrei fare, arriva domani sera, dai. Ce la dovremmo fare. Avanti March. Aspetta. Allora, la messa di un non nulla di olio. Vabbè, buon appetito. Tanto da mangiato, che te frega. Questa è una missione dei supereroi. Allora, finito, piattone così. Buono. Vabbè, buono è buono. Mi sta impannando a nausea, però è buono. Mo' di male. Io non mo mangerò più per... Io, sì, non so, manco io. Mo' finito domani, devo cercare di finire domani. Finito domani, non so se gliela farò a mangiarlo ulteriormente nei prossimi giorni o per magari qualche mese ne faremo un po' d'astinenza. Però insomma penso che oggi anche la giornata è finita. Ma domani devi pesare? No, ma devo pesare dopo domani. Ah, dopo il 4 giorni. E il 4 giorni, il 5 a mattina mi peso. Il 5 a mattina andiamo a pesa. Vedremo un po' sto risultato. Ma se ne hai perso? No, ho perso. Purtroppo mangiato, porco Giuda. Vabbè, sì.
Se becchiamo domani, tanto il minestrone è nato, sta altra giornata è ita. Domani marzerò, cioè avrò la forza per passarmi domani. Ma ora che bruci tutto il grasso che c'hai, ha voglia a te. Ma come mi dà? Ma come mi dà? Ora che bruci tutto. Come vengo trattato, sì. Vabbè, buonanotte, va. Bella, sì.